comunque dentro le nostre famiglie è ancora ricchissima l'esperienza di emigrazione. Questa esperienza per un qualche motivo non ci dà la forza, non ci dà la capacità di vivere l'essere diventati paesi di immigrazione in maniera diversa da altri paesi europei. Molti si aspettavano, infatti quando si va in Francia, in Inghilterra, ti dicono ma com'è possibile, anche l'Italia ha ceduto alle derive razziste, alle derive xenofobe. Pensavamo di no, perché voi siete stati i nostri immigrati fino a poco tempo fa. E invece questa esperienza, questo vissuto non ci ha dato questa capacità. E l'incontro tra questo vecchio straniero e questa nuova immigrata cerca anche di dare delle occasioni, degli spunti di riflessione. Immaginava che un giorno nel Veneto laborioso, dove le fabbrichette o le fabbricone vengono mandate avanti con una manodopera che è per il 99% straniera, 90% straniera, non lo so, insomma, altissima percentuale di stranieri, di immigrati, di un giorno questi immigrati scomparissero, dando seguito al desiderio di un proprietario di una televisione razzista e xenofobo che tutti i giorni alla televisione, una TV privata, tuonava che bisognava liberarsi di questi immigrati, e questi che spariscono nel nulla, e quindi mettendo in ginocchio l'intera economia, voglio dire, dalla badante casa alla torne, così, alle fabbriche, così, mettendo in ginocchio una regione. E quindi mi colpiva che il Veneto tornasse, e quindi volevo chiederti, in effetti, tu che sei stato, che hai osservato e raccontato in varie epoche, nei tuoi commentari, adesso con il film, questo tipo di fenomeno, come hai visto anche il cambiamento della tua terra rispetto a questa tendenza? Proprietari. Sì, sono regolati. Rispetto ad altre zone d'Italia ed Europa, dove invece la forza lavoro è molto spesso una forza lavoro nera, cioè non è regolata da rapporti di lavoro ordinari. E non che non esista il mercato nero degli immigrati in Veneto, esiste come in tutta Italia, però sicuramente l'integrazione economica in Veneto è molto più avanzata e molto più anche quantitativamente significativa di tante altre regioni d'Italia ed Europa. La cosa incredibile è come questa condizione materiale oggettiva non si sia trasformata in una occasione di intercultura, un laboratorio di crescita civile del rapporto con lo straniero. E questo è dovuto essenzialmente dalla grande responsabilità storica di una forza politica che era la Lega Nord, che ha costruito il proprio consenso da sempre agendo sulla più naturale delle paure, cioè la paura verso l'altro, e suggerendo alle persone che qualsiasi tipo di problema era dovuto dalla presenza di un altro disturbante, che prima erano i terroni, poi erano i musulmani, poi i negri, poi gli albanesi, poi i rumeni, quello che era disponibile. E la responsabilità culturale e storica di questa forza politica e delle forze politiche che con essa si sono alleate, che non sono solo di destra purtroppo, è una responsabilità forte, perché ha gravato all'interno di un territorio come quello del Veneto proprio sull'incapacità poi della popolazione di sfruttare quell'occasione nelle loro quotidianità, nelle loro fabbriche, nelle loro case, di costruire una società più capace di dialogare con l'altro. Perché il messaggio xenofobo non ha a che fare con l'esperienza reale, ma ha a che fare con la parola mediatica e la sua capacità di fare presa facilmente per un consenso elettorale a breve termine, assolutamente privo poi di costruire, miope e privo di costruire un futuro. E questo è purtroppo quello che è successo al Veneto, che oggi si ritrova ad essere terra di presenze straniere diffusissime e le più diverse, perché ci sono comunità di diverse origine, dovendosi inventare la capacità di diventare anche terra di dialogo. Perché ormai se lo deve inventare, perché non si può più, ovviamente non si può più tornare indietro, ma con le seconde generazioni, con le scuole piene di stranieri, ormai è un'esigenza, come dire, anche di gestione, no? Non soltanto di programmazione. Lo si poteva fare 15 anni fa, non lo si è fatto, adesso costerà di più e sarà più difficile farlo. Nella veste di
Madrina. Onorata, onoratissima. Grazie. Che meraviglia. L'opera la conoscete perché ha seguito il tema, sono sempre molto felice e attenta, curata, fatta, eseguita, creata da Teresa Mangiacarta. Purtroppo vedrò il film, lo giuro, ma non l'ho ancora visto, ma devo dire che non è per retorica, ma sicuramente è interessante una presentazione del genere del film, perché ti fa venire voglia di scoprire l'umanità di queste persone, soprattutto sapendo che nasce da una storia vera. Io credo che come pubblico, per carità, non lo dico come attrice, ma ritengo che quando c'è una verità e poi venga anche supportata dalla fantasia, è una storia che funziona. E poi credo che il cinema italiano sia molto capace di raccontare storie di sentimenti. Francamente, insomma, i grossi colossal americani, insomma, secondo me sono capaci di farci vedere grandi effetti speciali e di farci vedere grandi soldi spesi. Però credo che il cinema italiano sia da sempre capace di raccontare le storie dell'umanità, tanto più se questa umanità viene arricchita, così come dicevate poc'anzi, dalla multirazzialità, da questa globalizzazione positiva, anche se, come dicevate, purtroppo combattuta in un paese che non ci piace, in questo, almeno a me non piace, non mi piace il modo di affrontare questo tipo di arricchimento, perché solo di questo si può parlare. E credo che anche conti molto il fatto che tu abbia vissuto in prima persona certe esperienze, il fatto che io sono rimasta sconvolta quando ho saputo, prima di arrivare sulle coste africane, che cosa dovevano subire i ragazzi che venivano dal Senegal piuttosto che da qualunque altro paese interno all'Africa, portati lì, venduti, rivenduti, imprigionati. Ecco, il fatto che tu abbia vissuto in prima persona tutto questo, secondo me arricchisce ancora di più la capacità di raccontare. Quindi io vi ringrazio per avermi dato la possibilità di consegnare un premio che rappresenta una grande donna e in qualche modo può rappresentare l'orgoglio di tutte noi, senza considerarci anche noi una specie protetta, insomma, di poter, perché purtroppo molto spesso è così, rappresenta la capacità di, che è soltanto delle donne, perdonatemi, di poter individuare quello che è proprio all'interno di noi, nella maniera più intima, nella maniera più vera, quello che dà la vera emozione, le storie, sì, raccontate, visto che poi, insomma, non vi io so che c'è un altro regista ad essere premiato, o comunque ad avere una menzione, non voglio di nuovo parlare qui, lo dico, si tratta di un film che nessuno può aver visto se non è stato a Venezia, perché, però io, è un film che parla di donne in maniera molto pesante, però io non voglio anticipare tutto questo, voglio parlare di una cosa che c'è dietro a quest'altro film, che è Maternity Blues. Due storie di donne, che sono due mie amiche che hanno partecipato al film. La prima, un'attrice, si parlava di coraggio. Bene, questa attrice, che si chiama Marina Pennafina, ha avuto il coraggio, perché credetemi, fa parte di quella categoria di attrici come me, come tante, che aspettano di essere scritturate, aspettano che arrivi, combattendo contro raccomandazioni, caste, eccetera, eccetera, che arrivi sempre la parte della vita. Bene, lei, Fabrizio, correggimi se sbaglio, se l'è guadagnata, se l'è voluta a tal punto che di questo film, di cui diciamo il prodromo era uno spettacolo teatrale, ha comprato i diritti. Li ha comprati, quindi investendo. Chi lo fa qui in Italia? Nessuno, forse qualche storia di quelle belle americane, no? Di quella lieto fine. Ebbene, lei è stata così, poi ha incontrato Fabrizio è piaciuto il progetto, e insieme, ma con grande, è partito da una donna, da un'attrice. Noi ci sentiamo spesso sfigate, dipendenti dagli altri. No, lei si è resa indipendente, ha preso in mano il suo destino
e combattendo anche contro certi tipi di produzioni, sa tutto cosa, quindi lo dico, so che cosa c'era, combattendo contro chi diceva ma non è conosciuta, ci vogliono i nomi, ebbene col supporto di un regista intelligente che ha detto no ma non importa, ci deve stare lei perché è brava anche se non è conosciuta, lei è riuscita a realizzare questo film, a portarlo a Venezia e mi auguro che quando sarà distribuito avrà un grande successo. Un'altra donna, che è la mia amica Teresa Cone, costumista del film, che con grande coraggio, per una vicenda personale, ha amato talmente il progetto che nonostante avesse la madre in fase terminale, è stata lì amando la sua vita personale, ma amando il suo lavoro al punto tale da da delegare fino a un certo punto, volendo esserci e riconoscendo poi a tutti quelli che hanno lavorato anche al posto suo tutti i meriti. Io credo che fosse solo per questi motivi un film debba avere il successo che merita, come il film di cui abbiamo parlato adesso ha raccontato una storia vera e sicuramente io so che mi commuoverà perché io sono una gran piagnona e mi vanto di esserlo, così io credo che un film che ha alle sue spalle un coraggio di donne, supportate per fortuna ogni tanto anche da un uomo capace, intelligente e sensibile, io credo che debba avere un riscontro. Quindi ringrazio anche voi dell'organizzazione perché avete premiato questo tipo di film e sono queste le cose che anche come pubblico ma anche come tra virgolette artista mi danno il coraggio di non mollare. Grazie. Allora la giuria assegna al regista Fabrizio Cattani una menzione speciale per il film Maternity Blues perché indaga con mano leggera ma profonda in un mistero terribile e non solubile, messo in luce in tutta la sua complessa e sconvolgente drammaticità, esente da facili pregiudizi e inutili moralismi. Grazie, ma sempre appunto una faccia un po' spaventata, perché poi è quello che succede anche quando leggiamo sui giornali, quando succedono queste cose. È proprio per questo che io mi sono appassionato all'argomento, proprio per andare a cercare di capire, di vedere se potevo sviluppare questo argomento così tabù nella nostra società in una maniera diversa, e allora ho cercato di essere il più delicato possibile. Sono partito da un testo teatrale di Grazia Verasani, appunto come si raccontava prima, From Medea, e da lì mi sono argomentato, mi sono appassionato, sono finito a Castiglione delle Stiviere, dove queste donne sono ricoverate. Non so se lo sapete, ma chi commette infanticidio fa prima un periodo di galera, poi quasi automaticamente viene riconosciuto attraverso una perizia psichiatrica incapace di intendere di volere nel momento dell'atto, e quindi viene mandata a curarsi da questa equip di psichiatri che sono appunto all'ospedale di Castiglione delle Stiviere, diretta da Antonino Calogero, che è il dottore che si cura da 40 anni e che mi ha dato anche dei suggerimenti molto utili. E nel film, ci tengo a dirlo, non ci sono assoluzioni e giustificazioni, ma non ci sono neanche condanne, quelle che assolutamente arrivano nel momento in cui leggiamo che succedono cose di questo tipo. E quindi ho cercato di raccontare queste quattro figure di donne con un proprio percorso di vita, sicuramente non facile, perché poi una cosa che mi diceva il direttore dell'ospedale è che i giornali non ne parlano mai, ma esiste un concorso di colpa. Cioè queste donne è vero che sono anche disturbate psicologicamente, soffrono di una depressione maggiore, però spesso e volentieri o hanno mariti violenti, alcolizzati, assenti, oppure hanno avuto infanzie molto difficili, violenti. Il film uscirà ad aprile, quindi nel 2012, questa è un'anteprima assoluta come lo è stata per Venezia, e se volete posso dire altro, non so se vi interessa.